faccio lo scherzo di qualche giorno ciao. fa. Eccola lì! Ci Ciao. siamo allora, via! Siamo pronti? Sì, siamo qui. Prontissimi, all'ora di pranzo Marta Pagnini che arriva qui a un passo alla volta, benvenuta! Grazie mille. Ciao. Allora, io ho visto l'intervista che ti ha fatto la Masciadri, che gentilmente mi ha inoltrato il tuo contatto perché ho detto bene, sono curioso intanto di vedere l'intervista e vedere il progetto Sportive Digitali. Tu hai parlato della tua esperienza, ti hanno buttato anche dentro, quindi se volete andate, anzi dovete andare su Sportive Digitali profilo YouTube e anche sul sito www.sportivedigitali.com, spero che sia .com perché mi sa che qualche problema di memoria ce l'ho sicuramente. Sì, pure io tra Punto it, ecco. E .it, sì. questa è la quarantena. Io sto facendo una cosa per cercare di migliorare, per non dovermi affidare a internet, a smartphone e cose varie. Sto utilizzando un telefono da 50 euro che così riprendo un attimino a memorizzare le strade perché per Milano riesco a perdermi. Ci sta, è un buon metodo forse. A dire la verità, avrei. Sì, se non mi rompo un gomito in questo momento, avrei anche un altro oggetto del passato, ma poi di oggetti del passato ne parleremo, perché questo qua dovresti ricordartelo. Eh sì. Pezzo da collezione, altro che nastri e cose che volano. Se lanciavi questo e sbagliavi, bel cratere lo facevi in mezzo. Esatto, dovevi ricomprarlo direttamente. Devo togliermi subito una curiosità. Intanto salutiamo tutti quelli che stanno accedendo alla diretta. Perché una delle prime cose che hai detto è che tra le lingue che parli c'è il russo, che è una cosa che io appena avrò tempo dovrò cercare di fare, perché come te adoro le lingue, più che altro perché amo la comunicazione e non una comunicazione che si basi soltanto sulla lingua che parlo. Poi sul fatto che capisca il 30% di quello che mi viene detto, che riesca a mischiare tre lingue in una sola frase è un altro discorso, ma vabbè, su quello ci lavorerò anche. Però com'è che ti è aumentato questa passione per il russo? Com'è che ti è, anzi, nata più commentata in primis? Perché è una lingua che è ostica poi per chi magari ecco, ha difficoltà ad apprendere una lingua qualsiasi come l'inglese, piuttosto che ne so, anche il francese, che non è proprio semplice. Certo, no, diciamo che ho iniziato a masticare il russo perché la mia prima allenatrice, la mia allenatrice che mi ha cresciuta quando ero più piccolina come atleta, è russa. E quindi lei, inizialmente con lei parlavo in inglese, poi però ovviamente lei si trovava meglio a parlare nella sua lingua. Io molte volte sono andata in Russia a fare dei collegiali, degli stage. E dei periodi di allenamento più che altro, anche qualche garetta, ma più che altro allenamenti, e lì ho avuto modo di conoscere un sacco di ragazzine, mi ritrovavo magari con loro a dover abitare nello stesso posto, mangiare insieme, allenarci insieme, quindi piano piano poi ho imparato anche questa lingua. Non è stato difficile per me, io mi piacciono moltissimo le lingue straniere, quindi ho fatto abbastanza in fretta, però effettivamente è una lingua difficile. Se non con la pratica è dura da imparare. Quindi conoscenza inglese, vabbè, obbligo perché altrimenti ci si trova in mezzo a una strada anche a livello lavorativo. Il russo, poi? Lo spagnolo e l'italiano. Spagnolo anche quello ho imparato parlandolo, non l'ho mai studiato, quindi conoscenza, cioè proprio così tramite la conversazione e le necessità lavorative, poi alla fine l'ho imparato. Ma fai come me che ogni tanto ti alleni o con la lettura di articoli o ascoltando le radio tramite applicazioni per smartphone e tablet. Io più che altro vado più sul classico, più sul relax, quindi magari qualche film, canzoni tantissime, qualche film, qualche documentario ovviamente interessante, che mi interessa perché se no non lo guardo, e quindi vado più sulla TV o sulla musica. Beh, per me il discorso TV, tranne che per le cose sportive, solitamente è come se non l'avessi in casa, per cui per quello ti dico, vado molto sulle applicazioni. Ci sono applicazioni che, se non mi sbaglio, sono sia per Android che per iOS, e una di queste, a parte TuneIn, che è quella più nota, però c'è anche Radio FM che permette di ascoltare veramente migliaia di stazioni radio. È presente, come sempre, Radio Maria, ma quella non manca mai. Esatto. Neanche se uno dovesse andare in bagno, quindi purtroppo quella c'è e non so quanti. Io adesso facciamo un sondaggio, vediamo chi tra i connessi ascolta Radio Maria e magari ci rispondono qua.
Però c'è un'altra cosa che io ho visto perché non ero a conoscenza, il tuo canale YouTube è la prima cosa che ho visto è che è veramente curato bene, sia dal punto di vista dei contenuti che della qualità video, ma anche della Tumblr, che è l'immagine poi copertina che viene messa. E ti chiedo, fai tutto da solo o c'è qualcuno che ti dà una mano nel far tutte queste cose qua? No, ti ringrazio per i complimenti, sono contenta, adesso li riferisco. E intanto chi ci risponde che ascolta Radio Maria Palla è Sì. uno dei miei amici che ogni volta che sono in diretta deve scrivere qualche cagata. Quindi lo saluto e gli voglio un gran bene. E, no, comunque non faccio assolutamente tutta da sola, io sono praticamente solo l'immagine del canale YouTube, ma chi fa tutto, dalla thumbnail, dalle copertine, da montaggi dei video. È il mio ragazzo, quindi è veramente lui che si sta dimenando e giostrando in questa giungla di YouTube ed è bravissimo, ci perde un sacco di tempo e quindi devo a lui questo merito. Anzi, la immagine di copertina per la quale ha fatto i complimenti l'ha fatta la sorella addirittura, quindi c'è un lavoro Tutto in casa. intenso. Sì, esatto. Fico, no, ho dato un'occhiata, davvero molto molto bello. E quindi Abbiamo andate anche appena sul iniziato in realtà e quindi stiamo mese cercando ancora scorso di. l'avete fatto. Mese scorso, tra oggi che giorno è? Aspetta. 21, quindi proprio 30, sì, 30 giorni. Proprio un mese pieno. Poco più, esatto, non sono neanche 2 mesi, quindi insomma stiamo andando avanti piano piano cercando di capire come funziona, perché comunque non siamo dei professionisti, però dai, per ora ci stiamo dedicando abbastanza tempo. Vediamo poi come Allora, va. per dirvi che io realmente ho anche la pagina di Marta, il canale YouTube davanti, tra i video che trovate ci sono insegnare la ginnastica ritmica al tempo del coronavirus, quindi non puoi dire che non lo sto. Guarda, aspetta un attimo, vi giro la telecamera. Eccole qua, Ok. vedi? Vedi? Quindi ci sono cose molto interessanti anche per chi volesse soltanto. Per chi è curioso e volesse un attimino ampliare una conoscenza, come sottoscritto, partendo praticamente da zero sotto zero, anzi, a essere più onesti, però poi lo vedete perché c'è qualità, c'è voglia di portare dei contenuti comunque belli e il lavoro si vede, quindi complimenti a tutti coloro che si mettono dentro, te, il tuo ragazzo, la sorella del tuo ragazzo, e anzi, veramente fatene molti di più perché perlomeno meglio vedere cose come queste che delle cagate colossali tra video complottisti sulla terra piatta, sul coronavirus e cose varie, Ho guardato che anche hanno quello, letteralmente. il video complottista l'ho guardato, devo essere sincera, perché ero curiosa di capire cosa stavano dicendo. Però, no, a parte gli scherzi, Sul li Covid o vorrei sulla terra fare. piatta? No, 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 non credo che la terra sia piatta, però sono disponibile ad ascoltare le idee, le credenze degli altri. Ma diciamo che vorrei fare molti più video, ma per fare un video ci vuole veramente una vita, perché non è solo riprenderlo, poi c'è un lavoro dietro enorme. Quindi vorrei tanto farne di più, ma è dura. Già farne uscire 2 o 3 settimane è tosta, molto tosta. Ma non impreca il tuo ragazzo quando fa i video perché sapete che quando ci sono di mezzo variate componenti, programmi, il computer che ogni tanto prende degli aggiornamenti a caso e che si blocca, si impalla, ogni tanto non è che sbrocca pure lui, come il sottoscritto, perché capita veramente È qui che di. ti sta ascoltando, quindi Quindi può anche rispondere. Ogni tanto, tanto sarà, ogni tanto sì, ogni tanto si demoralizza magari quando non riesce a mettere qualche effetto, però è molto bravo perché si va a vedere tutti i tutorial, se si mette in testa che vuole fare qualche effetto, cerca di poi imparare, quindi Visto che ma. c'è, che programma usa? Filmora. Che programma? Filmora. Filmora. Anche Uguale, Filmora 9. tu? Esatto. Perché è l'unico che ho trovato con la possibilità di comprare il pacchetto completo, vero, mancano magari degli effetti che vanno comprati a parte, ma perlomeno mi ha evitato purtroppo quella cosa lì che odio, che è l'obbligo di fare l'abbonamento annuale. Che è anche compreso in Filmora, per carità, tra le varie opzioni. Però, per esempio, Adobe Premiere è uno di quei programmi che ti obbliga per forza a pagare annualmente, non so se sono 150 euro, adesso non ricordo, però è una bella rottura di balle. Esatto. Allora, andiamo a vedere una delle pagine grandissime presenti sul web, che è naturalmente la tua, su Wikipedia. Così vediamo un attimino. Sì, perché andiamo a verificare anche se è tutto. L'ho fatto anche con la Masciadri e con lei devo dire che era tutto a posto, non mancava nulla se non fosse una voce, ma non è proprio importante. Allora, a livello mondiale, 2 ori e 6 argenti.
a livello di europei un argento e due bronzi. Poi c'è quella roba lì che è il nostro punto di partenza, che è, te lo lascio dire, perché poi quando si parla tutte le emozioni escono in un colpo solo, perché io con voi atleti ho a che fare molte volte e quando si parla di medaglie olimpiche è un po' come i fuochi d'artificio a Capodanno. Qui intendi il bronzo di Londra 2012? Sì, ahimè non c'è un secondo bronzo di Rio perché siamo arrivate quarte, che uno dice, beh, quarta al mondo è un bel risultato, in realtà non lo è per chi è lì per vincere una medaglia, però insomma c'è un quarto posto di Rio e un bronzo di Londra, sì, corretto. Quindi direi, com'è stata quell'esperienza fatta a Londra? Poi parleremo anche di Rio, ma una volta che ci si ritrova sul podio, sapendo di aver ottenuto una grande medaglia nella manifestazione sportiva per eccellenza, subito di colpo, quali erano state le cose che avevi provato e che avevi pensato? Ma lì per lì, come dico sempre, lì per lì non ti rendi bene conto di quello che hai fatto con la tua squadra, nel senso che è un momento di forte stress, calo di tensione, c'è veramente una grossa componente emotiva che ti impedisce di capire fino in fondo che cosa hai fatto e dove sei arrivata. E quindi lì per lì è molto bello ed è molto, cioè sei anche in gran parte contenta di aver finito perché poi nei mesi, negli anni, accumuli uno stress così grande che poi arrivi alla fine che anche non vedi l'ora che finisca. Quindi arrivi sul podio e sei contenta che comunque questa avventura sia anche terminata. Ti tiri un sospiro di sollievo. Dopo un po' di anni, dopo mesi, anni, dopo tanto tempo, poi invece inizi ad apprezzare quello che è la medaglia in sé, quindi il valore che realmente ha quella medaglia. Non ultima la sensazione che si prova quando poi quella medaglia lì invece si perde. Quindi ho capito proprio a Rio, quando siamo arrivate quarte, lì ho veramente assaporato il valore invece di quel bronzo e di quanto potesse essere importante vincere una medaglia alle Olimpiadi. Il fatto di aver conquistato intanto una grandissima medaglia a Londra, ma poi di averne conquistate anche altre nelle altre rassegne, ha portato a un aumento dell'interesse nel tempo per quanto riguarda la ginnastica ritmica? O sì, facendo col cenno con la testa che hai fatto, mi hai dato già la risposta. Sì, no, assolutamente sì. Cioè, i risultati fanno tantissimo, sicuramente. Il discorso è che anche ad Atene 2004 le ragazze, io ancora ovviamente non c'ero, ma la squadra nazionale italiana aveva vinto uno storico argento alle Olimpiadi. Quindi era comunque un momento storico importante per la ginnastica, ma questo non ha contribuito così tanto come poi successivamente gli altri risultati ad aumentare la visibilità. Perché ciò che davvero ha aumentato la visibilità della ginnastica è l'avvento del web, quindi dei social, di YouTube, dei video, perché ovviamente chi pratica ginnastica e non ha l'opportunità di vedere il proprio sport in televisione, però poi ce l'ha attraverso i video, è una cosa importantissima. Quindi, siccome siamo molte a praticare ginnastica ritmica, la nostra federazione è una delle più popolose e ora tantissime ragazzine fanno ritmica. Adesso che ci sono tutti questi contenuti disponibili, hanno molto, diciamo, molte possibilità per imparare, per guardare, per studiare, per condividere. Di conseguenza lo sport è diventato anche molto più popolare. Prima era molto più complicato perché o andavi in televisione o se no nessuno ti conosceva. Anche per promuoversi diventa importante il fatto che vi siano i social network, e ce ne sono due che oramai hanno preso grande, grandissimo piede, che sono Instagram in primis e quello per i più giovani TikTok. che è TikTok. Ovviamente, sì. Sì, no, io beh, sono una grande sostenitrice dei social, cioè secondo me io li trovo uno strumento utile anche, non solo divertente, ma anche utile. Poi come tutte le cose bisogna prenderlo nella giusta misura, perché altrimenti sfocia poi in qualcosa di nocivo. Però, insomma, io amo i social e ci lavoro e ci perdo tempo e quindi insomma, non disprezzo assolutamente e mi piacciono molto. E sono importanti anche appunto per fare promozione, ma anche semplicemente per far vedere una gara oppure per chiedere al pubblico poi di seguire le competizioni sulle grandi reti, qualora fosse possibile.
Ecco, c'è una cosa di cui avevo parlato con una delle ospiti precedenti, l'ex pallavolista Giulia Pisani, ed era relativo al tempo trascorso su Instagram. Tu controlli anche la media delle ore passate giornalmente nelle statistiche, Aya? No, no, so che al giorno supero le 5 ore con lo smartphone, in generale. Cioè, la mia statistica dell'iPhone mi dà sempre più di 5, tra le 5 o più ore al giorno, quando lavoro. Ma perché ovviamente tra WhatsApp, tra i social, tra che magari quando devo aprire un sito e non ho... Chiedo scusa, mi hanno chiamato e non era previsto. E tra che insomma devo aprire un sito, magari quant'altro, è normale che poi si usi tanto e quindi io supero sempre le 5 ore. Quindi, vabbè, poi mi dirai anche No, non guardo la allora. media di Instagram effettivamente, No? non ho mai fatto, cioè non vado a vedere la media specifica di ogni social perché Spariamo un poi 3 ore? Spariamo un dipende. 3 ore Può all'incirca, sì. essere, può essere. Poi dipende dai giorni, magari c'è il giorno in cui voglio postare più su TikTok, sto più su TikTok, e magari il giorno in cui guardo più YouTube e meno Instagram, dipende. Cioè, praticamente l'unico che sta facendo il percorso inverso è il sottoscritto, mi devo vergognare. Perché tu... No, lo uso veramente poco. Tranne per fare le dirette e pubblicare due cose al volo, però ultimamente sto molto poco, anche perché tra degli articoli da pubblicare, no, sul calcio femminile soprattutto, e sul fatto che sto anche scrivendo un libro, io praticamente buona parte delle energie le sto riservando appunto in questo settore. Poi la verità non è che abbia tantissima fantasia ora come ora, per cui star lì a pubblicare due scemenze viste da due persone sinceramente non servirebbero a nulla, ecco perché ci passo anche pochissimo tempo. Riguardo sempre i social, ti chiedo se ci sono stati degli episodi in cui magari hai avuto a che fare con tifosi o pseudo tifosi che ti hanno infastidita, hanno un po' rotto le scatole andando al di fuori magari di una normale conversazione che uno potrebbe avere, no? Con una qualsiasi atleta. Ma allora, sicuramente qualche commento inopportuno c'è, qualcuno che magari ogni tanto fa dei commenti poco affini a quelli che sono i contenuti che pubblico, sì, però niente di particolarmente offensivo. Diciamo che noi, cioè, noi perché mi raggruppo insieme a tutte le altre ginnaste della ritmica, non abbiamo tantissimi, abbiamo un pubblico molto giovane e prettamente femminile, quindi non abbiamo molti haters e questa è una cosa infatti... per la quale mi ritengo molto fortunata. Magari, ecco, mi è capitato a volte di rilasciare qualche intervista a caldo dove magari ero un po' più nervosa e non ho detto niente di che, però chiaramente dando un giudizio in più e meno sulle squadre avversarie, poi qualcuno da rispettivi paesi che avevo nominato si è fatto sentire dicendo insomma peste e corna. Questo è capitato quando ero atleta, però ecco. Nel senso, niente di più di questo, fondamentalmente. Quindi mi tengo abbastanza fortunata. Allora, cosa non si conosce del mondo della ginnastica ritmica? Ma un pubblico profano, quindi un pubblico magari non addetto ai lavori, non conosce sicuramente l'impegno che c'è dietro a questa disciplina, perché chiaramente ha un iter anche di allenamento diverso da tutte le altre, ha una dose di impegno quotidiano sia in palestra che fuori che è veramente paragonabile a pochi altri sport e questo le persone non lo sanno. Quindi quando infatti poi dico sempre, quando poi racconto quante ore ci alleniamo e quanti mesi all'anno e quando si inizia, quando si finisce, insomma, tutti questi dati un po' più tecnici, specifici che le persone non conoscono. Poi rimangono a bocca aperta, quindi è una cosa che sicuramente non si sa, oltre al fatto che c'è un impegno psicologico a tutto tondo che non va solo nella ginnastica, nella palestra, ma poi sfocia anche sulla sfera alimentare, sulla sfera psicologica, familiare, affettiva, insomma è uno sport che è molto totalizzante e quindi tante sono le componenti che entrano in gioco. E tanto il mazzo che ci si fa in questo sport ed è una cosa che, come dico per tante altre discipline, io per esempio ho iniziato con il nuoto ad occuparmi di sport oltre a gareggiare, vabbè, si fa per dire,
meglio non vedere le mie gare. Però c'è una cosa che le persone da fuori non riescono a comprendere, proprio il fatto di spendere tantissime energie sia nel proprio mondo sportivo ma anche al di fuori, perché poi nel percorso di vita si è studentesse e allo stesso tempo si è anche atleti barra atlete, per cui sono cose che subito alle persone, al pubblico medio non viene neanche in mente. A chi magari vi conosce di più e ha a che fare con voi diventa un po' la norma. Ci sono state domande che ti sono state poste magari in questi anni, sulla base anche della tua esperienza, sia cioè da atleta e studentessa, su come affrontare appunto questo binario parallelo che comporta comunque sia un gran dispendio di energie? Sì, questo è uno dei temi più caldi sicuramente, quello dello studio parallelo alla carriera sportiva, quindi alla dual career. È proprio quello su cui si basa anche sportive digitali, no? E ovviamente purtroppo nel nostro paese non siamo ancora abbastanza attrezzati e non abbiamo quella mentalità giusta per permettere a chi fa sport ad alto livello di seguire anche una carriera di studi. Anche il contrario, cioè, manca anche una parte culturale importante secondo me, perché molti atleti non ritengono poi importante formarsi dal punto di vista culturale, anche questo è sbagliato, quindi non è solo il sistema che sbaglia sugli atleti, ma anche molti atleti che sbagliano perché manca proprio una cultura di base in questo senso. Qua per fare l'università e intanto allenarsi bisogna pagare un sacco di soldi e oltretutto essere visti anche come quelli che non hanno voglia di studiare e vogliono stare solo in palestra. All'estero invece vieni pagato per fare tutte quelle cose e anzi sei elogiato se riesci a fare sia una buona carriera sportiva che universitaria. Quindi è proprio va tutto un po' al contrario. Quando ero piccola io addirittura era così anche per la scuola, io ho fatto molta fatica a diplomarmi, nonostante io fossi sempre andata bene a scuola, mi piaceva studiare, però ho fatto una grossa fatica proprio perché non era concepibile né da una parte né dall'altra fare entrambe le cose. Ora almeno a livello scolastico un pochino si sta migliorando, quello che vedo io da fuori è questo. A livello universitario assolutamente ancora siamo in alto mare. Io ho avuto anche a che fare ti parlo quando avevo fatto gli ultimi 2 anni di superiore, ma anche la prima parte di università con ragazzi che o studiavano con me negli stessi istituti o nel mio stesso istituto, anzi, o facevano università dove andavo io ed erano praticamente disperati perché proprio non, come hai detto te, non esiste proprio la concezione che si possa fare sport ad alto livello. Proprio perché diventa per grandissima parte dei docenti proprio un fastidio che va a togliere energie a quello che loro insegnano. Secondo me proprio è una questione culturale che va totalmente ribaltata. Io per questo che appoggio tantissimo chi fa docente di educazione fisica, ne conosco anche qualcuno che è un mio amico, è un allenatore di pallanuoto, e sono disperati pure loro perché alla fine fanno parte, vengono considerati un po' serie B tendente alla serie C. Sì, no, assolutamente, hai ragione. E purtroppo questa situazione, a meno che non ci sia proprio un cambio culturale radicato, ma più che altro anche nei docenti, come dicevi tu, perché molti docenti universitari che io ho incontrato hanno, non solo a scuola, ma proprio anche all'università, hanno veramente molto penalizzato questo mio essere sia studentessa che atleta. E questo è un peccato, secondo me è veramente superficiale come ideologia. E speriamo che cambi perché sarebbe anche un grandissimo passo in avanti, no? Anche perché non voglio più sentire docenti che dicono no, ma molla la scuola, molla lo sport che fai, che non ti serve a nulla nella vita. Poi chissà come mai, quando si raggiungono certi risultati, testa bassa da parte di chi ha parlato, che ha fatto la grandissima figura di cacca. E lo dico a bassa voce, anche se andrebbe detto ad alta voce a queste determinate persone. Poi andiamo a parlare un attimino anche, visto che me ne stavo dimenticando, di Rio. È detto quarto posto, ovviamente per chi punta in alto la medaglia di legno proprio. Eh sì, rimane un po' lì, sì, hai ragione. Purtroppo è un risultato che non è un bel risultato, è inutile dire il contrario, perché chiaramente arrivando da molte medaglie negli anni precedenti a livello mondiale, quindi siamo sempre scontrati con le stesse squadre e siamo sempre riuscite comunque ad arrivare sul podio. Arrivare all'appuntamento più importante del quadriennio e non farcela non è sicuramente un buon risultato.
e bisogna cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno sempre, ma in questi casi è molto complesso. Io ero comunque alla mia ultima gara e quindi avevo una grande voglia di esplorare quello che c'era oltre la palestra, la ginnastica, di finire, di cominciare un nuovo percorso. Quindi comunque ho terminato la mia carriera soddisfatta di quello che è stato e con tanta voglia di rimettermi in gioco sotto altri aspetti. Quindi non l'ho sofferta particolarmente. Però certo che vincere una medaglia anche a Rio sarebbe stato tutta un'altra storia. Avresti offerto da bere a tutti, ne sono sicuro, e mi sarei presentato anche in quel caso. Allora, ti domando anche cosa che ho chiesto a Raffaella, ma tante altre atlete che hanno smesso da qualche anno di giocare. Quali sono state le tue sensazioni? Quali erano state le tue sensazioni al tempo prima di fare la tua ultima gara? Ma la mia ultima gara è stata Rio, quindi lo ripeto Rio. Diciamo che era in un momento personale un po' particolare perché mia nonna, che poi è una figura fondamentale di tutta la mia crescita, è venuta a mancare proprio il giorno in cui sono arrivata a Rio, quindi ho vissuto l'Olimpiade con una sensazione strana dentro. Mi sono sicuramente ripresa, quindi avevo lo spirito di sempre, poi essendo capitano della squadra avevo anche il dovere, no, di essere comunque di buon umore e di caricare le compagne. Però dentro di me avevo questo peso che sicuramente mi sono portata anche in pedana, che da un lato l'ho trasformato poi anche in forza. Però ecco, diciamo che le sensazioni ovviamente sono anche molto legate a questo fatto. E oltre a quello, una grande voglia di fare bene, perché ovviamente era la mia ultima gara, sapevo che sarebbe stata la mia ultima gara e quindi volevo concludere la mia carriera in bellezza, che quello è molto importante per un atleta, concludere con una buona prestazione. E poi avevo tanto entusiasmo nei confronti del dopo, io avevo molta voglia appunto di mettermi in gioco, di finire l'università, di frequentare altri ambienti, di imparare tante cose nuove. E quindi era un po' un mix di tutte queste cose. La responsabilità di un capitano, quali cose chi ha questi gradi deve fare nei confronti delle proprie compagne, quali cose deve anche assorbire per proteggere l'intero gruppo? Ma il capitano ha un ruolo che da noi non è prettamente tecnico, ma più di rappresentanza, diciamo che è un collante fra le ragazze, la squadra e lo staff tecnico, ed è un collante anche fra le ragazze. Quindi ha il compito più che altro di mantenere un certo mood all'interno della squadra e di trarre poi il massimo da ogni ragazza, da ogni compagna. Questo non è semplice quando ci sono molte differenze caratteriali e di età. Soprattutto negli ultimi miei anni, quindi 2015 e 16, ho avuto una squadra con un grosso gap di età tra una ginnasta e l'altra, quindi era molto complesso poi mantenere tutto insieme, oltre al fatto che c'erano delle ragazze con dei caratteri molto forti, delle personalità molto particolari, molto diverse fra loro, e non è stato sempre facile mantenere, diciamo, la calma e la concentrazione, in vista degli appuntamenti più importanti. Però diciamo che è comunque un compito gestibile ma anche interpretabile. Quindi ogni capitano poi deve cercare di fare del suo meglio e di metterci del suo in base anche alla sua personalità. Io ho avuto un grandissimo esempio prima di me, che è quello di Elisa Santonio, quindi ho cercato di prendere spunto, esempio da quello che lei ha fatto prima del mio insediamento come capitano, e poi ovviamente oltre a questo ho cercato di dare anche qualcosa di mio, di portare qualcosa di nuovo che mi appartenesse come personalità. Escludendo le gare fatte a livello olimpico, qual è stata la gara che più hai nel cuore e quella che ti ha fatto tremendamente incazzare? Quella che mi ha fatto tremendamente incazzare ce l'ho pronta proprio sull'area. Tanto dico sempre le Vai. stesse, me lo chiedono sempre e lo dico sempre le stesse. La più bella, o parte le Olimpiadi, che chiaramente è la più importante dal punto di vista proprio spicciolo, ma la più bella emotivamente è sicuramente il mondiale del 2013, perché è stato il mio primo mondiale come capitano della squadra. Quindi la ricordo come emozione molto molto forte. Era un anno difficile, dove di cambiamenti, dove ci si doveva rimettere in gioco come squadra da zero, perché molti veterani avevano lasciato. Quindi è stato poi vincere l'argento mondiale è stata una soddisfazione pazzesca e credo sia la gara più bella che io ho nel cuore. La più brutta invece sicuramente i giochi europei del 2015 a Baku in Azerbaigian,
dove eravamo partiti con tanti buoni presupposti, mancava un mese alla qualificazione olimpica e abbiamo fatto il peggior risultato della storia, arrivando settime, ottave, adesso neanche mi ricordo, e anche tutto il contorno è stato tragico, gli orari di allenamento che non andavano bene, il clima, l'umore, è stata veramente una brutta gara. Quelle gare per cui prenderesti completamente un tasto e si Esatto. riparte dimenticando tutto. Hai Beh, parlato insomma, anche di perché dual. poi Vai. anche in quell'occasione lì ho imparato tanto, perché mi sono sentita molto insicura, non solo a livello di squadra, ma proprio personale. Sono stata molto male in quella gara e mi sono messa molto in discussione proprio come atleta. E quindi quando sono tornata indietro ho capito, cioè lì ho sbattuto la testa, ho detto qualcosa deve cambiare. E quindi da lì poi ho ricominciato con un'altra verba. Probabilmente se non avessi toccato quel fondo lì non l'avrei fatto, ecco. Lì altro che bicchieri mezzi pieni o mezzi vuoti, lì il bicchiere lo prendi e lo spacchi. È l'unica cosa che c'è da fare. Prendo la domanda di Valentina che ci scrive: quindi ti sei fermata con le Olimpiadi? Perché io avevo già in mente di chiederti, parlando di dual career, il tuo post percorso di atleta, quello che hai fatto a livello di studi e quello che stai facendo a livello lavorativo adesso. Allora, io ho finito l'università, mi sono laureata in relazioni internazionali, quindi lingue e scienze della comunicacione, è una interfacoltà, e ho preso un master quest'anno in sport management, quindi ho fatto queste due cose simili ma non troppo. Nel frattempo ho lavorato in diversi progetti, sia con il Comitato Olimpico, ho fatto molta promozione scolastica. Ho iniziato a lavorare l'anno scorso in un'agenzia di comunicazione, sempre a livello sportivo, dove ci ho lavorato più di un anno, fino a prima del Covid, diciamo. Anche quella è stata una bellissima esperienza. E non ultima, la grande possibilità che ho avuto l'anno scorso di lavorare alle Università di Napoli, che appunto sono state fatte proprio nel nostro paese. E quella è stata un'esperienza pazzesca e lì ho capito, ho avuto la prova, che adoro lavorare ai grandi eventi sportivi, soprattutto quelli multisport, e quindi spero che il futuro mi riservi anche questo, perché per me gli eventi sportivi sono ciò che di più stimolante adrenalinico c'è. Poi ti dico io a livello di eventi sportivi ne ho fatto uno fino a che ci ha fermato il Covid, ma in faccia per fortuna non mi si vedeva, però ti dirò più tardi di che cosa si tratta. È una mascotte, te lo anticipo, poi però ti dico di Ah, che cosa ok. si tratta nello specifico. Sì, perché posso fare lo scemo senza dovermi far vedere in faccia, quello è il grandissimo vantaggio del farlo. Poi sul fatto che uno ci crepi di caldo dentro è un altro discorso, ma vabbè, alla fine per la pagnotta bisogna tollerare questo ed altro. No, pensavo che all'Università di Napoli ci aveva lavorato anche una ex nuotatrice che conosco, che è Sara Franzini, e che approfitto per salutarla perché anche lei appunto ci aveva lavorato e mi aveva anche raccontato, mi sembra, di questa esperienza, anche se non ufficialmente, nel senso non l'avevo avuta ospite, per cui mi ha fatto pensare che porterò anche lei uno dei prossimi giorni qui per parlare appunto di lavoro, dual career, eccetera, eccetera, eccetera. Concludiamo con i viaggi perché c'è anche un bellissimo argomento che fa parte del canale My Moving Trip, su cui troverete anche questa puntata tra qualche ora. Viaggi più belli che hai fatto e quelli che vorrai fare non appena ci si sarà levati dalle palle tutte le paure possibili e immaginabili di questo mondo. Rido perché ne abbiamo appena parlato. Io mi piace Via. programmare proprio viaggi anche quando non so quando li farò, ma intanto li programmo, giusto per. Ho viaggiato un sacco, soprattutto da quando ho smesso, perché quando ero atleta viaggiavo tanto per le gare, ma non vedevo niente di quello, dei paesi dove andavo, purtroppo. Ora ho molta più possibilità di viaggiare e sto cercando di farlo il più possibile anche per lavoro. Il posto mio del cuore, sono stata 2 volte e adoro quel paese proprio in tutto, cioè per come è, per le persone, per la lingua, è l'Argentina, sicuramente. Ci sono stata la prima volta per le Olimpiadi giovanili come giudice a settembre del 2018, ci sono ritornata questo febbraio, è stato tutte e 2 le volte magico, cioè è un paese al quale mi sento molto molto legata. Altri viaggi che vorrei fare, improvvisamente parliamo di vacanze, perché poi vabbè, quello è un posto che mi è piaciuto dal punto di vista lavorativo, poi se parliamo di vacanze ci sono tanti altri posti. Il posto più bello che ho visto sicuramente sono le Maldive con il suo mare incredibile, però c'è differenza insomma tra
vivere una cultura, un paese anche a livello lavorativo e invece andare in vacanza in un posto bello a livello panoramico. Sono due cose diverse che apprezzo entrambe, però hanno un sapore differente. E invece un posto dove vorrei andare, il mio sogno è la Polinesia francese, non so quando dovrò mettere da parte un bel po' di soldi, un bel po' di tempo e andare. Quello è il mio sogno dal punto di vista di paradiso. E poi come paesi da visitare mi mancano alcuni paesi in Europa che non, purtroppo non ho mai avuto occasione di visitare. Ad esempio io non ho mai visto, sono stata in tutto il mondo ma non ho mai visto Praga. E quindi mi piacerebbe molto andare a Praga a vederla. Baci, 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 merita tantissimo. Ecco. Merita veramente tanto e mi ha fatto pensare una cosa. Bello che hai citato Maldive, hai citato Polinesia, a parte che sulla Polinesia non dovresti pagare tipo affitto, viveri per almeno 3-4 anni, dopodiché poi fare un ragionamento del genere. Però io faccio parte di quella schiera di persone che viaggi relax, ecco, riesci a farli per 2 giorni. Dopodiché si smarona completamente perché comunque sono uno che va in giro con reflex in mano, fai video, fai foto, quindi ho bisogno anche di conoscere i posti, di conoscere le persone. Quindi dopo 2 giorni per me vorrebbe dire proprio farmi No, no, sclerare, altro che relax. no, no, a me va bene, cioè io so anche una settimana va benissimo, cioè. No, comunque ti ripeto, andate a Praga perché almeno 2 giorni fateli lì perché è bella veramente da visitare, proprio Va bella da bene, visitare sì, di ci giorno andrò e di sicuramente, notte. è in programma una delle prossime tappe, sicuro. Allora Marta, io ti ringrazio per essere stata qui a un passo alla volta. Quanto abbiamo speso? Beh, 40ina di minuti, dai. Ce Va l'abbiamo bene. fatta, abbiamo fatto una bella chiacchierata, in bocca al lupo Grazie a te. naturalmente a livello lavorativo e un saluto a tutti coloro che sono stati qui presenti a vedere questa diretta. Appuntamento a domani, parleremo di calcio femminile insieme a Simona Sodini. Ciao! Ciao!